applauso alla genialità di Guillermo Mariotto, perché questi abili, ecco, anche Milly, la signora Milly Carlucci, che lo sa dire meglio di me, Guillermo Mariotto, questi abiti sono realizzati completamente, è altissima moda, con pneumatici riciclati dal consorzio EcoPneus. È un miracolo della bellezza, sono pneumatici. Esatto, EcoPneus utilizza gli scarti delle gomme, delle macchine, per creare questi materiali incredibili, di incredibile versatilità. E anche tutte le abiti che abbiamo visto prima. Allora, tu sei il re, King, l'avete riconosciuto, è Rino Barillari. Rino, prenditi l'applauso. Il re dei paparazzi. La storia di Via Veneto anche. Grazie, perché questa via nascono i paparazzi. Sono i fotografi che hanno dato l'immagine più bella di Roma. In tutto il mondo ci sono le foto dei miei colleghi. Ma veramente bello. Ti stai commuovendo, Rino? Rino! Il paparazzo è un grande reporter e io sono orgoglioso di essere paparazzo. Basta dire che tre parole importanti del mondo conoscono Roma: Ferrari, paparazzi e pizza. Devo dire che il paparazzo è un grande collega, un grande reporter. Rino, il primo ricordo che hai di questa via, tu ci hai regalato immagini. Niente, guarda, io ogni sera c'era una risa, ero minorenne, non parlavo italiano, però al commissariato qui in via Toscana mi portavano al commissariato, o chiamavano mio padre perché ero minorenne, e mio padre. Però io vorrei fare un applauso alla genialità di Guillermo Mariotto, perché questi abiti, ecco, anche Milly, la signora Milly Carlucci, che lo sa dire meglio di me, Guillermo Mariotto, questi abiti sono realizzati completamente, è altissima moda, con pneumatici riciclati del consorzio EcoPneus. È un miracolo della bellezza, sono pneumatici.
Che bello, cosa dire? Mi sono dimenticata come si sfila, ragazzi, a vedere queste modelle meravigliose. Sto aspettando Paola. Paola Minaccioni? Eccola! Hai paura perché tu mi fai l'imitazione, vero? Hai paura che mi arrabbio? No, eccomi! Dove sei? Sono qui. Zabbe, buonasera, buonasera! Intanto voglio dire, posso dire una cosa? Amore, quanto sei bella! Grazie. Puoi dire tutto quello che vuoi, basta che non fai la R moscia. Allora, adesso perché sei alta, non è che devi fare tutto tu. Ma sono alta, mi hanno chiamata per l'alta moda. Allora, Emma Sutorna è alta. Ed è anche molto bella. Amore, e grazie. Sì, mi imiti, ma questa cosa mi fa volare. Allora adesso fammi fare un momento cultura, posso? Sì. La moda è ciò che passa di moda, questo non lo dico io, ma lo diceva Jean Cocteau negli anni 50. E stasera siamo qui in via Veneto a vedere come la moda passata di moda diventa futuro. Quindi, via il tubino nero, il blazer passepartout e lanciamoci nella moda di domani che salverà. Rappresenta una delle eccellenze del nostro bellissimo paese. Per chiudere, ho l'onore di presentare il grande Brunello Cucinelli. Buonasera, prego. Muoversi, mi diceva Brunello, che pensi? Stai tranquillo. Dopo lo spettacolo sono andato sul palco, ho messo il viva voce, gli hanno fatto 15 minuti di applausi, un uomo di 63 anni e piangeva al telefono. Vedete, e sapete, vi dico una cosa bellissima, quando venne la prima volta camminando al paese così, aveva il bastone e mi diceva: ho condotto la mia vita discutendo con Shakespeare. Parlando con Shakespeare, abbiamo parlato molto di riciclo, di ecosostenibilità, cos'è per lei? Io penso che è arrivato da sempre, ma proprio in questo momento noi dobbiamo avere il coraggio di... Naturalmente il vino, ma tutti quanti. Dicevo, è un punto di partenza. Perché ne voglio approfittare, noi abbiamo bisogno che i nostri... Grazie! Questi sono i buoni, questi sono i nostri ragazzi. Siete stupendi! Ma come sono vestiti bene? Ma strano, guarda! Qualcosa dobbiamo vendere. Chiudo con una frase.